Io sono cresciuto vedendo Nico Cerenghini, no? Uno dei miei idoli, se posso dirlo, sei qua davanti a me, uno dei miei idoli, Nico Cerenghini. Sono cresciuto con motociclismo, tutto modo, percorso. La prima domanda che mi sono chiesto oggi, sapendo che vorrei contare, quando è che vai in pensione? Quando è che smetti la vita? No? Quindi ci sei da tanti anni. Eh sì, beh, certo, una vita. Se vuol dire che sono troppo vecchio, forse no, è vero. No. Però finché ho voglia e passione, chiaramente nel tempo ho cambiato anche il tipo di lavoro. Una volta facevo sulle riviste delle prove tecniche, prima correvo, dopo facevo le prove tecniche portando la moto al limite, prove strumentali, chiaro che queste cose qui non le faccio più. Però credo che per poter raccontare la passione della moto e soprattutto una cosa che a me piace fare, mettere insieme le corse e la produzione, quindi lo spirito che sta dietro ai piloti leggendari, quelli di oggi, e la moto da usare per strada, insomma trovare sempre dei discorsi, dei fili tra le due cose, sport e prodotto, mi sembra poterlo fare ancora, anzi sì. Man mano passa il tempo. Ma in realtà la mia domanda vorrebbe essere una scusa, nel senso tu te ne occupi da tanto tempo e hai ancora un seguito, riesci ancora a catturare l'attenzione molto più di tante nuove leve che magari come me si arrampicano a sfruttare i nuovi strumenti, però tu hai ancora questa capacità. Beh, guarda, io credo che ci sia obiettivamente soprattutto una grande fortuna, cioè da parte mia. Io ho cominciato in un momento in cui non avevo concorrenza, c'era una testata in Italia che era motociclismo. A motociclismo si cambiava un po' generazione e io rappresentavo la nuova generazione, mentre arrivavano le moto belle degli anni 70, quindi è stato facile per me trovare spazio. Ho trovato i tempi giusti, ma non per capacità, solo per pura fortuna. Poi credo che se ci ho messo qualcosa di mio è la tenacia, perché ci sono stati dei periodi in cui non c'era da guadagnare niente, però il settore era la moto, quindi non l'ho mollato, altri miei colleghi l'hanno mollato. E la voglia di comunicare qualcosa, cioè, se senti qualcosa lo comunichi, se non senti niente. Se tu sei riuscito a creare comunque un personaggio seguito da Mauro, perché penso che a qualsiasi motociclista noi chiediamo qualcosa su Nico Cerenghini, tutti hanno una buona immagine, una buona impressione. Sì, devo dire che anche se non mi mancano giustamente le critiche, perché non si può pensare a tutti, però ho un buon indice di gradimento. Un buon indice di gradimento, esatto. Quindi quello che volevo chiederti è che consiglio daresti a chi si avvicina adesso a questo tipo di professione? Oggi qui siamo un gruppo di blogger, no? Che consiglio ti senti di darci? Guarda, io se devo... certo, penso che bisogna avere una gran tenacia, come ti dicevo, perché non è subito premiante. Oggi poi però i tempi sono molto duri, quindi bisogna fare i conti anche con la realtà. Non so, la tenacia è una bella cosa, ma bisogna anche mangiare, quindi esatto. Immagino che sia sempre più difficile. Però bisogna trovare un proprio taglio, direi, e metterci dentro qualcosa di personale e insistere. Poi se uno, certo, dopo ci offre più. Ok, dai, passiamo alle moto, che sono quelle che ci accomuna di più. La più bella e la più brutta del salone. Guarda. La più brutta ovviamente è una cosa soggettiva, cioè non è che... Guarda, di brutte brutte io non ne ho viste. Non ci sono. No, è un bel po' che non vedo molto brutte. Direi di no. Cioè, magari vedi qualche prodotto cinese e capisci che sono indietro, che non hanno ancora capito bene come funziona le cose, ma sui prodotti giapponesi ed europei cose brutte non è vero. È difficile, magari una moto sbagliata non ti piacciono, però non puoi dire che sono quello. Per esempio non è che mi entusiasmi la 9T di BMW, okay. Anche se io a me piacciono le BMW, piace di più le RT, però naturalmente non posso dire che sia brutta. No. È un tipo di moto che non mi dice moltissimo. Invece quale ti ha colpito? Ecco, quella che mi ha colpito di più, direi, stando coi piedi per terra, è la Ducati Monster. Secondo me ha fatto un bellissimo lavoro, perché non era facile, no? Riprodurre la famiglia Monster in chiave completamente moderna e più sfruttabile, più abitabile. Ha fatto un bel lavoro. Non è troppo grossa, 1200. Sai, loro partono da lì, come erano partite a suo tempo con la 900. Poi naturalmente faranno qualcosa di più piccolo. Anzi, io spero che facciano anche qualcosa di più piccolo col motore ad aria, che lo recuperino
per fare una cosa molto leggera, molto essenziale, sarebbe bellissimo. Però per partire col top di gamma era giusto partire da lì. Sì, dai, chiudiamo. Nico Cerghini è noto anche per il suo slogan, cioè si è inventato questo marchio timbro di fabbrica. Del 1985. Dell'85? Abbiamo festeggiato e faremo ufficialmente a primavera la prova video numero 500. Dall'85. E quindi diciamo è dall'85 che hai capito che comunque avevi un po' svoltato, cioè eri diventato un personaggio. No, allora non l'avevo capito, però si trattava di inventarsi le prove moto in televisione, le proprie prove sono presentazioni, perché non sono prove strumentali. Sì, sì, come si fa si parla soprattutto di moto, di voglia di andare, cercando di dare buoni esempi, non passare mai la riga bianca, non fare l'impennata, qualche volta mi è scappata l'impennata, però la riga bianca mai, sono sempre rimasto sì, partendo. E quindi lo slogan è quello, da sempre in mutande. Allora bravo, io ho due richieste, una è poterlo fare a se stesso, però prima ti voglio far sentire il mio slogan, dai. Perché siccome voglio essere piccolo emulo di Nico Cerenghini, è giusto avere il proprio, dicevamo allora, la propria personalità. Allora il mio è: in auto guidi, in bici sudi, in moto godi. E questo va benissimo. Se invece vogliamo andare al di là e insistere sul rispetto della consapevolezza, sì. Allora diciamo insieme, lo diciamo insieme. E mi raccomando, il casco in testa, ben allacciato, luce accese anche di giorno, e prudenza sempre.